Luisa, ci siamo lasciati con Don Mirko che stava parlando delle feste ebraiche, la festa della Pasqua, così, ma... È vero, mi ricordo, però non ha più finito di raccontarci, infatti... Ce ne saranno altre, no? Ci saranno altre feste. Vuoi che lo chiamiamo? Sì, sì, dai, proviamo a vedere. Ci racconta. Don Mirko, può venire? Ciao. Buongiorno. Ciao, Luisa. Ciao. Ciao. Ciao, Sara, ciao. Di cosa stavate parlando? Delle feste ebraiche che non ha più finito di raccontarci. Ah, sì, 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 sì. Noi abbiamo visto nel nostro ultimo incontro le tre grandi feste della Pasqua, la festa delle settimane e la festa delle capanne. Ci sono però altre feste che sono molto importanti nell'ebraismo. Allora, prima di tutto c'è nell'ebraismo anche una festa di Capodanno. Il primo dell'anno è una festa davvero di tante nazioni, di tante civiltà, anche nell'ebraismo si festeggia questa festa. Poi c'è un'altra festa particolare che si chiama Festa delle Luci. E questa festa è una festa gioiosa e vuole rievocare un evento storico molto importante. A un certo punto della storia di Israele, ma questo lo vedremo fra parecchie puntate, ricorderemo quel momento in cui il Tempio di Gerusalemme venne sconsacrato. E dopo alcuni anni, finalmente gli ebrei riuscirono a scacciare i dominatori che avevano sconsacrato il Tempio di Gerusalemme e di fatto riconsacrarono il Tempio, quindi il luogo sacro per eccellenza per gli ebrei. E come ricordo di questo ripristino del Tempio, si festeggia la festa delle luci, una festa bellissima e importante nell'ebraismo. L'ultima festa che almeno vorrei citare, visto che mi avete chiesto questa cosa, è la festa detta delle sorti, la festa di Purim in ebraico. La festa delle sorti rievoca quel momento in cui una nazione straniera potente volle eliminare gli ebrei, ma gli ebrei, attraverso la grandezza di alcuni loro grandi personaggi, attraverso la loro resistenza, riuscirono a evitare questa persecuzione, questo annientamento, e anzi furono loro a contrattaccare il popolo nemico e ebbero la meglio. Perché questa festa degli ebrei è così importante? Perché potremmo dire è una festa nazionale popolare che fa ricordare agli ebrei come nel corso della storia di questi secoli tante volte il popolo ebraico è stato minacciato di sterminio, di annientamento, di morte, ma in un modo o nell'altro, sempre attraverso l'aiuto di Dio, attraverso la forza, il coraggio dei suoi leader, delle persone carismatiche del popolo, gli ebrei se la sono sempre cavata bene. E quindi è la festa dell'orgoglio nazionale di questa nazione così piccola, ma che alla fine è ancora presente in mezzo a noi, mentre altri grandi imperi, molto più grandi del mondo ebraico, si sono estinti. Quindi mi pare interessante anche concludere un po' così il discorso delle feste ebraiche. Oggi però soprattutto vorrei con voi leggere alcuni testi che ci raccontano di alcune misure sociali particolari degli ebrei, e cioè l'anno sabbatico e il giubileo. E in questo modo noi salutiamo anche il libro del Levitico che ci ha accompagnato nei nostri ultimi incontri, un libro pieno di leggi, pieno di regole, però è un libro che ci insegna anche l'attenzione sociale che è presente nel mondo ebraico dell'antichità e il fatto che la legge serve come strumento di liberazione per il popolo. Vediamo allora alcune parole sull'anno sabbatico. Leggo dal capitolo 25 del libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: «Parla agli israeliti, dicendo loro: quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna, non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura, e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra». Ma quindi che senso ha questo anno sabbatico? Sì, è una domanda importante la tua, perché davvero è qualcosa di strano, no? Sentiamo davvero una regolamentazione molto strana, che però voleva regolare la vita degli ebrei. Cioè,
dice: tu hai un campo, per 6 anni lo semini, ma il settimo non devi seminarlo, devi lasciare solo che sorgano spontaneamente i frutti di questo campo, li puoi raccogliere, ma di per sé quell'anno tu non devi seminare e trattare il tuo campo come negli altri 6 anni. Ma Don Mirko, come mai si parla proprio del numero 7, che è comunque sempre una ripetizione, la troviamo più volte? Brava Sara, anche la tua domanda mi permette di parlare dell'importanza di questo numero, il numero 7, che regola il ritmo della settimana. E se vi ricordate, per gli ebrei c'è un giorno che è sacro, il sabato. In questo giorno non si possono fare i lavori, come segno di rispetto per la grandezza di Dio, come segno di rispetto per un Dio che va ricordato e come segno di imitazione del fatto che anche Dio, quando ha creato il mondo, secondo la Bibbia, si è riposato in un giorno, e cioè si è autolimitato. Vi dicevo che autolimitarsi, limitare la propria potenza, è un segno di grande signoria, un segno di grande libertà. Vuol dire concedere un respiro a questo mondo, a questo creato, concedere un respiro anche all'umanità. E l'uomo che decide di non lavorare il campo il settimo anno è l'uomo che decide di rispettare, ancora qui nel settimo, non nel settimo giorno ma nel settimo anno, di rispettare questo riposo, come segno e pensiero rivolto a Dio, e diventa anche però un segno, se guardate, di condivisione. Infatti si dice che ciò che la terra produrrà durante questo anno di riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all'ospite che si troverà presso di te. Anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà. In qualche modo in quell'anno tu ti liberi dalla proprietà del tuo campo, e quindi i frutti di questo campo non sono solo per te, ma sono anche per la tua famiglia in senso allargato, quindi anche per i tuoi schiavi, perché c'era la schiavitù a quel tempo, e anche per l'ospite che si troverà presso di te. Molto belle queste misure sociali di aiuto e di condivisione, dico delle poche cose che c'erano, ma è un popolo che davvero poneva molto in alto il rispetto per la vita delle altre persone e per la loro dignità. Quindi non è tutto tuo, ma ricordati sempre che una parte di quello che è tuo è destinata al forestiero, all'orfano, alla vedova, alle persone che sono più svantaggiate rispetto a te. Mi sembra molto bella questa regola del riposo del settimo anno. Quindi è una misura teologica, ricordarsi di Dio, è una misura che sicuramente ha qualcosa a che fare con quello che si fa anche adesso, di lasciare riposare i campi. Si era capito già allora, secoli fa, che i campi per produrre il meglio vanno anche lasciati a riposo per un certo periodo, ed è una misura anche di tipo sociale, quindi di condivisione di quello che si ha con le persone più svantaggiate. A proposito di sette, abbiamo allora visto il settimo giorno, quindi il sabato, sacro per gli ebrei, abbiamo visto il settimo anno, l'anno sabbatico, e adesso ogni 7 settimane di anni, quindi ogni 49 anni, il 50° anno nel mondo ebraico, si parla anche dell'anno del giubileo. Leggo alcuni versetti e poi parleremo anche di questa prassi del giubileo. Conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno. Nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Don Mirko, volevo soffermarmi sull'ultima frase che hai appena letto. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Cosa sta a significare questa frase? Questa prassi del giubileo, che poi noi abbiamo recuperato con la celebrazione dei nostri giubilei, ma tutto nasce dal mondo ebraico, risulta essere un tempo in cui praticamente ogni famiglia può ritornare nella sua terra, nella terra dei suoi avi, e ogni famiglia può ritornare quindi alla sua proprietà. Cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente, è vero, la terra è oggetto di scambio, di compravendita e di accordi di tipo commerciale, però, dice la legge biblica, non può essere che ci sia qualcuno che sempre di più nel corso del tempo prende tutto,
perché è il più ricco e rende tutti gli altri schiavi e poveri. Ogni 50 anni, quindi non troppo spesso, ma nemmeno quasi mai, ogni 50 anni ognuno ritorna nella terra della sua proprietà, della proprietà dei suoi avi. Quindi ammettiamo che in quel 50° anno tu sia schiavo, debba lavorare la terra di altri, questa misura sociale permette, diciamo noi, di resettare il sistema e di ritornare a condizioni più equilibrate, più democratiche, in cui ogni famiglia ha il suo pezzettino di terra e lo può lavorare in libertà. È chiaro che è una misura molto impegnativa, perché questa misura veniva osteggiata naturalmente da coloro che, con una mentalità da latifondismo, continuavano ad allargare le loro proprietà e ad avere sempre più schiavi e braccianti al loro servizio. Infatti questa misura è una misura davvero così impegnativa che qualche studioso si chiede se davvero sia stata mai realizzata, proprio per il suo carattere utopico di ripristinare una certa uguaglianza economica. Al di là del fatto che questa misura si sia o no realizzata, mi sembra però interessante notare che nella legislazione biblica, nelle indicazioni presenti nella Bibbia, c'è proprio questo stimolo a dire: non può essere che qualcuno diventi sempre più ricco di generazione in generazione, e adesso noi abbiamo i multimiliardari, per dire, e una grande massa di poveri. Questa misura voleva far sì che fino a un certo punto ci fosse una differenza sociale a livello di proprietà e di ricchezza, ma poi tutto ritornasse al punto di partenza per garantire una dignità comune a tutte le persone. Mi sembra molto bello questo discorso qui. Siamo ormai arrivati alla fine del libro del Levitico, che ci ha accompagnato nei nostri ultimi incontri. È un libro, vi dicevo, che ricordiamo per la presenza di tante leggi, leggi che Dio dona a Israele per la sua libertà. Ed è per questo che nei capitoli finali del libro del Levitico abbiamo alcune parole di Dio che vengono dette benedizioni e a seguire altre parole di Dio che forse impropriamente vengono dette maledizioni. Vi leggo solo alcune parole per farvi capire un po' il sapore di queste pagine. Siamo al capitolo 26 del libro del Levitico. Se seguirete le mie leggi, se osserverete i miei comandi e li metterete in pratica, io vi darò le piogge al loro tempo, la terra darà prodotti e gli alberi della campagna daranno frutti. Dio dice: se voi rispetterete la legge che io vi ho dato, anche la natura seguirà il suo corso, sarà tutto ordinato, ci sarà la pace nella società, ci sarà l'ordine nella natura, ci sarà la benedizione per tutti voi, perché queste leggi vi chiamano a libertà e queste leggi permettono all'uomo, agli animali, alla natura di fiorire nel migliore dei modi. Tutto vi andrà bene. Ma, dice Dio, se non mi darete ascolto e se non metterete in pratica tutti questi comandi, se disprezzerete le mie leggi e rigetterete le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandi e infrangendo la mia alleanza, ecco come io vi tratterò. Nonostante tutto questo, quando saranno nella terra dei loro nemici, io non li rigetterò e non mi stancherò di loro fino al punto di annientarli del tutto e di rompere la mia alleanza con loro, perché io sono il Signore loro Dio. Ma mi ricorderò in loro favore dell'alleanza con i loro antenati, che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto davanti alle nazioni, per essere loro Dio. Io sono il Signore. Ma Don Mirko, scusa, perché sembra che si senta parlare di maledizione da parte di Dio? Sì, possiamo dire che dopo delle parole molto belle, questa sorta di benedizione, di benedizioni per il popolo di Israele, abbiamo dei moniti da parte di Dio che dice: guardate che se voi non mettete in pratica questi comandi, io vi punirò. Mi sembra che si possa dire così, è il modo biblico di mettere in bocca a Dio il fatto che se tu non rispetti e non segui queste leggi di Dio, la tua vita non fiorirà, ma anzi andrà per il peggio, perché ci sarà disordine nella società, ci sarà disordine nella natura, i ritmi saranno sconvolti e ci saranno schiavi, ci sarà sopraffazione, persone che calpestano altre persone, quindi qualcosa che non va. Direi che allora, che più che parlare di maledizioni, Dio dice: stai attento uomo, scegli bene per la tua vita, perché tu stesso nella tua vita puoi portare a te stesso e agli altri felicità oppure infelicità e disastri. In questo senso mi pare che possiamo leggere nella nostra epoca le parole di Dio.